giustizia, però sono stato molto contestato, specialmente da Roberta, no? Poi sono specialmente da Roberta, però in generale da tutti, insomma, specialmente da Roberta. E ho cercato di descrivere i modelli di giustizia che si seguono nel tempo ma che contemporaneamente continuano a vivere adesso. E le obiezioni sono state sensate, erano, ma oggi è diverso da questa visione storica che tu hai, eccetera, sono cose che un buono psicanalista giustamente trova riprovevole. Però l'idea è che da ognuno dei discorsi che facciamo nascano 100 fiori, diciamo, perché quindi l'introduzione che ho fatto io e che farà lui oggi e che continueremo siano solo degli spunti per poi appunto litigare, discutere, sviluppare, eccetera, eccetera, e quindi credo che lo faremo. Non ho idea se abbiamo già fissato le due successive su cui accettiamo un po'. Ne abbiamo una sulla libertà, sì. Però declinata in ambito artistico parlando del gruppo giapponese Gutai, visto che abbiamo le opere di Sumi, sarà, che è l'unico dei due. Sarà difficilissimo, che è l'unico giapponese del gruppo Gutai ancora vivo, novantenne, e quindi Fuyumi Namioka parlerà di Gutai declinato in senso sul tema della libertà. E poi dovevamo sentire Marco Rebelli se aveva voglia di parlare di fraternità. E anche Berardi, di uguaglianza. O Marco Rebelli o Bifo. Però non so se l'avete consultato. Non ancora. Fate, io ho giurato di mettere due cartelle su internet riassumendo quello che ho detto. Diverse persone se potevano. Lo farò certamente, ma ricevo continuamente insulti perché non ho fatto le cose che dovevo fare. E allora oggi ho dedicato la giornata a fare le cose che non avevo fatto e non ho fatto ancora. Comunque appariranno quanto prima e immagino che anche Gian Pietro ci metterà questo testo che hai in mano. Un testo, ma sono degli appunti che sto rileggendo che non sono riuscito neanche a riguardarli. Questo è il riassunto delle puntate precedenti. Accanto a questo ci dovrebbero essere molte attività, ma anche una che dovremmo lanciare, che è quella di invitare tutti i consiglieri comunali di Venezia, ne verranno due o tre, a raccontarci cosa fanno, diciamo, in grosso modo, cosa hanno capito di quello che sta capitando, cosa pensano, eccetera. Verranno tre, pensiamo, ma noi ne inviteremo 60. Ne inviteremo. Va bene, intanto volevo dire che c'è già su YouTube l'ultimo incontro che hai condotto sulla giustizia. Sì. Ah, c'è già, allora basta, non devo mettere niente. No. C'è proprio la registrazione video che ho fatto. Devo fare uno scritto. Bello. Poi si può spedire via il link? Certo. Ecco, magnifico. Allora è inutile che perché davvero me l'hanno chiesto tante persone. Anche delle altre riunioni ci sono tutti i video. Ma non è molto buono. Sì, in ogni caso è meglio aggiungere qualcosa, se c'è da aggiungere qualcosa. Sì. Sì, due parole sulla attività di ieri, perché c'erano poche persone. Via. Dunque, ieri avevamo un incontro con Maria Grazia Rosin, che è l'artista che ha creato quei vetri che vedete appesi, vetripoli si chiamano. E lei è venuta qui con i due maestri vetrai che hanno lavorato con lei, che lavorano con lei da molti anni, un maestro soffiatore, un maestro molatore. Sono due dei maestri vetrai più importanti a Murano, lavorano con Pino Signoretto e quindi abbiamo avuto una conversazione con loro e il discorso è andato più che sul lavoro di Maria Grazia Rosin, che loro hanno descritto, le tecniche da loro utilizzate, eccetera, sulla situazione di Murano e della perdita di capacità artistica che si rischia nell'isola. Loro stanno andando di in pensione e di fatto non hanno nessuno che li sostituirà nel lavoro. E che ha lavorato con loro abbastanza per aver imparato da loro tutte queste tecniche che loro dopo 40 anni di lavoro
perché ha iniziato a lavorare a 15 anni e ne hanno 60, non sanno a chi lasciare come eredità. L'idea con Gianpietro era quella di magari rifare un'altra cosa su Murano e su questa situazione muranese un po' più ampia. No, Gianpietro? Sì. In un altro momento, insomma, da decidere. Sì, l'idea era, visto che abbiamo avuto la loro disponibilità, era molto interessante la cosa, anche così, la biografia di queste persone. Sì. Però anche una lettura che non è soltanto critica, ma anche in qualche modo di ipotizzare delle soluzioni. Come salvare, allora, l'idea di fare della questione del vetro un tema che non è dibattuto né dai politici né da, diciamo, ma da persone che hanno passato la loro vita, speso, investito la loro vita in questa cosa, è molto bella secondo me, partendo proprio dalla lettura di come hanno visto cambiare le cose, no? In questi 40 anni di lavoro. Quindi se riusciamo a prepararla, va preparata bene anche con magari alcuni interlocutori che aiutino, potrebbe essere una cosa interessante e guidare a una visibilità opportuna, insomma, cioè anche pensarla più come... Tra l'altro Maria Grazia ha iniziato a fare il vetro, è un artista che dipingeva, che faceva disegni, eccetera, ma pur volendo fare il vetro non riusciva mai a trovare le formule, i modi, la maniera per produrre delle opere in vetro, attraverso Bevi l'acqua alla Masa, che per un unico anno della sua storia ha fatto una mostra che si chiamava Progetto Vetro. Io tra l'altro l'ho curata io con Rosa Barovier Mentasti e io avevo l'incarico di scegliere gli 8 artisti e Rosa di chiedere un favore a qualche fornace che lavorasse con questi giovani artisti. Di questi 8 artisti, due, una è Maria Grazia Rosina e l'altro è Daniele Bianchin, lavorano in tutto il mondo facendo vetri comunque, solo per avere fatto un anno un lavoro con 8 artisti che non si potevano permettere all'epoca di lavorare in fornace. Costa 8 euro al minuto un maestro vetraio. Quindi voglio dire, il lavoro è... No, non invitiamoli. No, voglio dire che basterebbero anche pochi interventi a livello comunale, istituzionale, per promuovere questo cammello. Praticamente 1600 euro. Sono venuti dopo l'orario di lavoro a fornace chiusa. Mi spiace veramente. A fornace chiusa. Non sono infatti questo, pure un problema, ma poi discutiamo dopo, che facciamo troppe cose, risultate un po' tutto il giorno. Quindi non più di una alla settimana. No, cosa fai come mestiere? Frequento la casa di Morgan. Va bene. Di cose importanti io ne farei solo. Sì, Tommaso diceva che Gianpietro come mestiere rispondeva alle mail, adesso frequenta la casa di Morgan. Okay. Allora, torno a occuparmi di mail. No, io intanto sono contento di essere qui stasera perché, nonostante mi occupi anche per lavoro di questo tema, in maniera diversa, poi se volete vi racconto anche alcune cose del mio lavoro, però mi ha permesso di provare a riflettere, cioè a cercare di ricostruire anche un mio punto di vista, quindi quello che vi offro è semplicemente, questo dovrebbe essere la funzione dell'introduttore, no, al tema, di proporre un punto di vista sulla questione. Giovanni l'altra volta da Buono Storico ha offerto soprattutto, direi, una lettura storica. Io non mi andavo a fare questo, però insomma, degli elementi di storicità necessariamente ci vogliono, soprattutto perché abbiamo chiamato questa cosa solidarietà, ma in realtà nasce da uno stretto legame tra il concetto di fraternità e solidarietà. Allora, prima cosa che mi sento di dire, fraternità e solidarietà sono due concetti molto vicini, lo sono dal punto di vista della loro genesi sul piano storico, ma lo sono soprattutto dal punto di vista di quello che è accaduto poi nel perché l'una, la fraternità, è diventata desueta, è scomparsa dal nostro vocabolario, e invece solidarietà è tutto sommato anche nell'agenda politica, no? Quotidiana. Però ho trovato una cosa molto bella che ha detto George Sand parlando di solidarietà. Dice, si sarebbe detta sensibilità nel Settecento, ancor prima carità, e fraternità alla fine del secolo XVIII, la scriveva nel 1847. Quindi questa idea della sequenza, in qualche modo, no? Carità, sensibilità, fraternità, solidarietà, probabilmente ci aiuta a capire quanto poi, oggi nessuno direbbe sensibilità, userebbe il termine sensibilità pensando a solidarietà, però è questa sorta di proprietà transitiva invece di dinamica. Mentre credo sia molto più forte il rapporto fra carità e solidarietà ancora oggi, cioè se vogliamo sensibilità
non ha più quella declinazione. Fraternità, sì, lo leggiamo nel motto repubblicano, ma mentre invece il rapporto probabilmente tra carità e solidarietà anche nel nostro, nella nostra società, nel nostro qui e ora, assume un elemento molto forte, no? Se pensate semplicemente che una grande organizzazione si chiama Caritas, è un agente di solidarietà che pesa politicamente e istituzionalmente in maniera molto forte. Allora, questa prima cosa mi piace, l'idea, cioè in qualche modo, di capire come un'idea, un concetto, un valore hanno avuto un processo di metabolismo all'interno dei corpi sociali, no? Fraternità, legame fraternitas, legame morale tra fratelli. Nella Dichiarazione dei diritti e doveri del cittadino, 1795, all'articolo 2, quindi abbastanza in alto nella dinamica della Dichiarazione dei diritti e doveri del cittadino, ne esce un concetto di fraternità dicendo: non fate agli altri ciò che non vorreste fosse fatto a voi, fate costantemente agli altri il bene che vorreste ricevere. Ma questo echeggia anche in qualche modo, avviene da un concetto molto legato, ecco, a un'altra cosa, però ritrovato all'interno del 1795 in un contesto ben diverso da un contesto religioso, ha una forza notevole. E l'articolo 301 dice: saranno stabilite delle feste nazionali per mantenere, per coltivare la fraternità tra i cittadini e legarli alla Costituzione, alla patria e alle leggi. Quindi l'idea di fraternità in questo caso è più un concetto legato all'idea di legame, di unità. 1948, cioè un bel po' di tempo dopo, la nozione di fraternità è citata nel primo articolo della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, 1948. Articolo 1: tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza. Io questa cosa non me la ricordavo così, andando a rileggere, questa idea che la fratellanza stia nel primo articolo della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 48. Rispetto a questa cosa, fraternità, un primo tema che probabilmente dovremmo interrogarci è: qual è il rapporto della fraternità con gli altri due vertici del trinomio libertà e uguaglianza? È una lettura molto probabile che io mi sento di suggerire, che in qualche modo, se la fratellanza, la fraternité esprime il senso della solidarietà, probabilmente modera i potenziali ardori estremisti delle altre due sorelle, libertà e uguaglianza, no? È così? Non lo so, poi ne parliamo. Però sicuramente ci sono stati anche sul piano storico dei cicli in cui questa cosa è accaduta, e che nell'evoluzione il fatto che comunque i due grandi poli, con forte contrasto anche libertà e uguaglianza, che hanno spaccato culturalmente, che hanno costruito storie radicalmente diverse, no? Cioè, nella scelta, quasi che ci fosse bisogno di scegliere, no? Stai più per la libertà o più per l'uguaglianza? Cioè, questo è un tema che, per esempio, io mi ricordo ancora quando ero ragazzo, cioè, non sono, quindi parlo degli anni 70, dal 1975 in poi, sicuramente l'urgenza dell'uguaglianza vinceva all'interno della sinistra in cui io mi iscrivevo sul tema della libertà, e la declinazione della libertà era sempre una lettura rifatta attraverso l'uguaglianza. Sicuramente nella mia giovinezza la solidarietà non era nel vocabolario, e nella mia storia, parlo sempre perché è importante questa cosa, nella mia storia la solidarietà viene fuori da una sconfitta politica. Cioè, io comincio a occuparmi di solidarietà, quindi parlo della seconda metà degli anni Ottanta, quando vado poi a lavorare in una ONG, e io mi ricordo bene alcuni compagni di partito, quando io feci la scelta di andare in America Latina a lavorare, compagni anche autorevoli, anche a Venezia, che in qualche modo mi guardavano con un atteggiamento
molto scettico rispetto a questa cosa, come se in qualche modo ci fosse un abbandono della politica per occuparsi di qualcosa di minore, no? Di una sorella minore. E probabilmente questa cosa era anche vera, ma nasceva da una crisi della politica e della forza di quel polo, l'uguaglianza, che aveva in qualche modo determinato. Sempre sul piano storico, elementi che possono aiutare forse a inquadrare il tema. Ma solidarietà nasce come parola e concetto formulato in Francia. E nasce, innanzitutto lo ritroviamo con una lettura più di tipo giuridico, nell'articolo 102 del Codice Civile del 1804, un impegno per il quale le persone si obbligano le une per le altre e ciascuna per tutte. Quindi questa idea del legame, della responsabilità, che in qualche modo è un concetto che giuridicamente rimane in tutti gli impianti, ed è interessante questa cosa, per esempio il concetto di solidale, che è un concetto molto importante nel diritto degli affari, nel diritto commerciale, no? Che fonda responsabilità economico e giuridiche, e che sostanzialmente però diventa il punto di partenza proprio per poi uno sviluppo, ed è interessante, sarebbe interessante capire qual è la declinazione, appunto, sul piano giuridico, sul piano invece più etico-morale. Ma da un punto di vista storico, il primo signore che in Francia nel 1840 parla esplicitamente di solidarietà è Pierre Leroux, e lo coniuga esplicitamente come sostituto moderno della carità cristiana. Allora, questa cosa secondo me è importante perché una prima lettura che potremmo fare è quella di dire: la rivoluzione francese, come grande discontinuità, come grande rottura sul piano simbolico e di rappresentazione di una visione del mondo, caccia, mette in secondo ordine un legame, la dimensione religiosa come legame, come religio, e in qualche modo c'è bisogno di ritrovare un pezzo di legame. E questo pezzo di legame, in maniera quasi soggiacente, il concetto di fraternità lo incarna, e sicuramente lo incarna in maniera ancora più esplicita il concetto di solidarietà. Io vi propongo delle letture poi, insomma. Perché questa dimensione del legame diventa forse centrale nella dimensione del solidale, no? Inteso proprio anche in termini etimologici come il tutto, l'insieme. E che questa questione del legame è molto forte in una dimensione, questa sì, di progetto politico, perché la fraternità, molto probabilmente in una lettura più vicina alla Rivoluzione Francese, è molto legata a un concetto di legame, unità, patria. Quindi sono i cittadini che sono in uno spirito di fraternità in quanto appartenenti a una patria. E questa cosa, quindi questa idea che la carità laica diventi solidarietà, è una lettura che mi convince molto, cioè in qualche modo è in un affrancamento della dimensione in cui la dimensione religiosa è dimensione collante, quotidiano e ben presente, il suo indebolimento obbliga in qualche modo a ricostruire una dimensione nuova di legame. Sicuramente il concetto di solidarietà letto come interdipendenza tra simili è una cosa molto, molto importante, molto stringente, e fra l'altro verso la fine delle cose che voglio dirvi tornerà questo concetto, perché secondo me è una delle grandi contraddizioni che noi abbiamo oggi, cioè l'idea che solidarietà, l'unità, il legame, l'interdipendenza sia tra simili o non sia tra simili è una delle questioni probabilmente più dirompenti. Siamo noi solidali con i migranti, con i rifugiati, con quelli che arrivano con i barconi, o quella solidarietà invece è negata perché non stiamo ragionando di un legame tra simili? Questa è sicuramente l'interpretazione leghista, per esempio. Una forte solidarietà, la piccola patria, no? Ricostruire legami sociali di prossimità, anche noi stiamo cercando di fare un'operazione di questo tipo, tutto sommato. Ricostruire legami di prossimità in una condizione in cui, ne abbiamo già discusso varie volte, questa cosa del rapporto fra comunità e società,
cerchiamo di rinvigorire, di rivitalizzare la comunità di fronte a una società che si fa sempre più debole, sempre più asfittica, sempre più in difficoltà. Quindi questo problema dell'interdipendenza tra simili, e poi simili lo decliniamo come vogliamo, cittadini, occidentali, veneti, possiamo fare, no? Ecco. Un'altra cosa, a mio avviso molto importante, e questo è un tema che ci riallaccia fra l'altro a tutta la discussione in un altro incontro che abbiamo fatto sulle questioni della finanza alternativa, del debito, eccetera, eccetera, è il problema del debito morale. Tutto sommato, dietro all'idea di solidarietà, c'è una lettura che assume il carattere, anche questo uso la parola esplicitamente, sacrale, no? Anche lì il surrogato religioso, perché siamo in debito, no? si è solidali perché si è in debito rispetto a qualcosa, a qualcuno, cioè, si è in debito rispetto alla società o alla comunità in cui si è nati, in cui si è cresciuti, no? E allora lì il concetto di debito può portarci molto lontano. Per esempio, un tema che probabilmente aveva una grande forza e che sta tornando ad avere una grande forza è tutto il problema della solidarietà intergenerazionale. Cioè, se pensate l'idea della solidarietà nelle comunità, in qualche modo siamo in debito rispetto, no? A chi per esempio ci ha messo al mondo, e quindi l'idea dell'avere cura dei vecchi, no? Ma questo concetto è diventato talmente esteso nel corso dell'evoluzione storica che oggi noi pensiamo alla solidarietà intergenerazionale, c'è chi ne parla anche in termini semplicemente di debito pubblico, dicendo, no, c'è un problema di responsabilità al rovescio a questo punto. Però pensate al pensiero ecologista, tutto il tema della, no, dobbiamo, come dicono, quella bellissima massima, no, cioè l'idea l'abbiamo ricevuto in prestito dai nostri padri, lo dobbiamo, ecco, questa cosa è la solidarietà intergenerazionale, il pensiero ecologista è tornato in maniera molto forte. Ma molte sono chiaramente le declinazioni di questo rapporto di interdipendenza tra simili, perché una dimensione della solidarietà che ha fatto un pezzo della storia molto importante è quella della solidarietà del lavoro, del sindacato. Qual è la dimensione di solidarietà che c'è dentro un pensiero di sindacale? Poi magari ci torniamo. E anche con le contraddizioni che questo produce, no? Perché sicuramente il rapporto tra sindacato e movimento operaio è stato un rapporto molto contraddittorio da questo punto di vista. Anche su questo vorrei tornarci. Perché l'idea solidaristica è una dimensione in qualche modo minore, sempre tra virgolette e senza virgolette, rispetto all'idea del movimento operaio come soggetto trasformatore, eccetera, eccetera. E infine ancora un'altra declinazione è quella della solidarietà territoriale. Anche questo è un tema di grande rilevanza. Pensate all'Europa, al progetto politico europeo e a tutto il tema della coesione territoriale tra aree. Anche questo è veramente sta nell'agenda politica, no? Tra l'Europa forte, l'Europa a due velocità, oppure l'integrazione, ma anche nella nostra storia italiana, il rapporto con le aree depresse, sottoutilizzate, il mezzogiorno, no? Qual è il rapporto di solidarietà territoriale? Fino a che punto questa cosa si coniuga? Insomma, butto lì delle cose e poi, insomma, poi ci proviamo a reagire assieme. Un'altra idea di solidarietà che esce, che è molto vicina a quella del debito morale, ma che ha anche caratteristiche diverse, è quella della riparazione, no? Io di fronte a delle ingiustizie, di fronte a delle diseguaglianze, di fronte a delle condizioni in cui per esempio nei processi di modernizzazione un pezzo della società vince e un pezzo perde, no? E si ritrova quindi le seppur conto, no? Gli emarginati o comunque quelli che in qualche modo stanno nella dimensione di vulnerabilità, c'è questa sorta di interpretazione che la solidarietà è in qualche modo un obbligo morale in termini di riparazione rispetto a quello che è accaduto. E questa cosa della riparazione, tutto sommato, mi è venuto in mente un caso proprio eclatante. Bill Gates, il grande miliardario, che ha un reddito annuo che è superiore al prodotto interno lordo del Ghana, è un signore che a un certo punto, ormai sono
13 anni, 14 anni, nel 99 fonda la fondazione Melinda e Bill Gates, e dice chiaramente, esplicitamente, l'ha ribadito anche pochi giorni fa, questa idea che rispetto, che la sua è una sorta di restituzione, di riparazione, cioè rispetto al fatto che la società, no? L'economia di mercato gli abbia permesso di avere profitti enormi, profitti derivati, questa è la lettura che fa Bill Gates, dalla libertà e dallo spirito individuale di intrapresa, no? Si sente in obbligo di restituire. E la Melinda diceva in un articolo di Repubblica qualche giorno fa, diceva: noi abbiamo discusso con i nostri figli sul fatto che dobbiamo restituire alla società quello che la società ci ha dato, no? Questa cosa a mio avviso è molto importante, perché lì dentro si insinuano tantissime interpretazioni, per esempio tutto il tema della filantropia, no? Ma c'è ancora una cosa sulla riparazione che mi è piaciuta, che ho trovato da qualche parte, che dice: una volta che si è pagato il debito, noi entriamo nella sfera della libertà. Cioè questa cosa, in qualche modo, che la solidarietà sia quasi dovuta come affrancamento, no? Pagare il debito per essere fino in fondo liberi, una sorta di riparazione, che questa è molto religiosa, poi tutto sommato, cioè continuamente torna questa cosa. Se avete questioni possiamo anche interromperci, non è che possiamo necessariamente andare avanti, io butto lì delle cose e poi magari... Siccome lo spirito di questa discussione è sempre stata quella che ci interrompiamo, quindi possiamo anche farlo, andare avanti a pezzi. Un'altra lettura che mi intriga molto, che ritorna a questo problema dei due poli, libertà e uguaglianza, è il fatto se sia davvero possibile costruire questa compatibilità, cioè tra chi spinge per una piena e totale libertà, il pensiero liberale ottocentesco, l'economia di mercato, versus chi preconizza una società di eguali, no? Ma anche diversi. Allora, a ciascuno secondo il proprio bisogno, diceva quel signore, no? Allora, rispetto a questa cosa, storicamente c'è stato un momento molto importante che io francamente non conoscevo, ho scoperto questa figura di... che è stato primo ministro, è stato per un brevissimo periodo, ma è stato un personaggio che ha avuto una grande influenza in Francia alla fine dell'Ottocento, tra la fine dell'Ottocento e inizio del Novecento, che è Léon Bourgeois, che scrive questo testo, che si chiama La Solidarité, nel 1896, e che è la prima formulazione politica vera del concetto di solidarietà. Cioè lui sostanzialmente dice, di fronte a quello che era anche la spaccatura del pensiero culturale e politico europeo, tra un pensiero liberale che lascia quindi, diciamo, la laissez-faire, se passe le marchandise, e un pensiero che comunque, voglio dire, 1896, Marx è già morto, la storia del movimento operaio si va costruendo, le grandi contraddizioni della rivoluzione industriale, eccetera, che quindi pone il problema della trasformazione, no? del cambiamento radicale dello stato delle cose, delle regole. Ebbene, la sua risposta da radicale alla francese, no, in questo senso, è quello di dire: ma c'è un punto di sintesi che è possibile costruire politicamente, e questo punto di sintesi è la solidarietà. Lo è perché in qualche modo coniuga azione individuale, cioè non tocca la libertà, la possibilità che appunto ci sia un pieno riconoscimento dell'azione individuale, e dall'altro però ci sia un'istanza morale, una responsabilità, un obbligo sociale che interviene proprio nella logica non soltanto del dire riparare eccetera eccetera, ma proprio nella costruzione politica di un meccanismo che diventa quindi anche governo, e qui si insinuano una serie di cose interessanti, che ha a che fare con la solidarietà. Cioè in luce c'è l'idea poi sostanzialmente di état providence, welfare state, eccetera eccetera. La cosa però divertente su questo, mica tanto, perché che poi questa cosa che ha un grandissimo effetto mediatico, è un libro che viene ristampato una quantità enorme di volte, che viene letto, che ha una diffusione enorme, e che poi puntualmente scomparirà con la Prima Guerra Mondiale. Cioè la Prima Guerra Mondiale segna la fine di quell'istanza
proto-riformista che in qualche modo in Europa si stava andando a formare, no? Che però portava, aveva dentro anche tutta una tradizione, per certi aspetti tutto il socialismo utopistico, Saint-Simon, Fourier, eccetera, eccetera. E che però scompare quando le contraddizioni tornano ad essere pesanti, drammatiche, alla Prima Guerra Mondiale, questa cosa scompare. E prima di riapparire, anche in un pensiero politico, andiamo al dopoguerra, al secondo dopoguerra. Dopo la grande parentesi dei totalitarismi, delle dittature, del fascismo, del nazismo, eccetera, nel dopoguerra ritorna questa cosa della solidarietà con una lettura più specificatamente politica e sta dentro al tema, appunto, della costruzione del welfare state. Non è così certo che poi, e su questo vorrei provare a sentire cosa ne pensate, se effettivamente questa idea di solidarietà sia veramente all'origine dell'idea di età providence welfare state. Le risposte possono essere due: sì, se la solidarietà è esercitata direttamente dallo Stato, quindi funzione di redistribuzione di contrasto alla povertà, lo Stato che si fa provvidenza, appunto, no? Che interviene per calmierare, per redistribuire, per riparare i danni prodotti dall'economia di mercato, no? Una funzione di solidarietà a soggetto pubblico, ma nello stesso tempo questa cosa, e lo vedremo perché torna nella crisi del welfare state, torna fortissimo nella crisi del welfare state, c'è una lettura invece di solidarietà, carità laica, ma sempre carità, e quindi rimane molto legata alla dimensione del soggetto privato. Quindi la risposta è: la solidarietà è no, non è stato provvidenza, se pensata, coniugata in una logica di azione sociale antistatale e indipendente che si propone come soluzione alternativa invece al welfare state, quindi che anche entra in diretto contrasto, conflitto con il welfare state. Altri elementi. Il tema della solidarietà però ha anche una storia, probabilmente sarebbe interessante, tra l'altro peccato che non Michele Cangiani non sia qui stasera, ma magari proviamo a riparlarne, perché Cangiani, che è uno studioso di Polanyi, e Polanyi mantiene sempre aperto l'idea delle tre funzioni, no? La distribuzione, mercato, reciprocità. Allora, la dimensione della reciprocità potrebbe essere anche una lettura polaniana, cioè la solidarietà come reciprocità in una lettura polaniana potrebbe essere una delle funzioni che in qualche modo coesistono, cioè nessuna funzione viene totalmente soppressa e soppiantata, rimangono con pesi diversi, alcune a volte fossilizzate. Quindi una lettura polaniana applicata alla nostra storia europea potrebbe essere quella di dire: ma tutto sommato, appunto, di fronte al prevalere di società di mutuo soccorso. Allora, questa cosa del mutualismo a me interessa molto, perché in realtà la cosa incredibile è che le società di mutuo soccorso hanno avuto una grande tradizione. Certo, tutta la tradizione di Raiffeisen, ma poi voglio dire nel mondo anche italiano, le banche popolari, eccetera, eccetera. Che tutta questa cosa, che è stato soprattutto nella seconda metà dell'Ottocento, tra l'altro, una cosa che leggevo interessante è che le società di mutuo soccorso nascono in Italia quando lo statuto albertino è diffuso a livello nazionale, perché il fatto di avere libertà di associazione era il prerequisito per poi potersi mettere assieme. Cioè, se non potevo neanche ritrovarmi assieme, e prima dello statuto albertino non era possibile, l'idea che un gruppo di operai potesse mettersi come noi qui e decidere assieme di discutere dei loro problemi, di trovare soluzioni, non era fattibile. Una domanda volante. Sì. No, io dicevo che forse anche la Serenissima, però aveva questo tipo di... cioè esisteva il mutuo soccorso con le varie arti, eccetera. Cioè già prima... Certo, certo. Diciamo, dal punto di vista però giuridico, la forma assume una caratteristica molto diversa, cioè è più la logica tra corporazioni, no? Sì, però esisteva questo discorso di mutuo
era più corso di... con case, ecco, aiuti alle vedove. Ecco, ecco, però lì c'è una dimensione un po' leggermente diversa secondo me, perché attenzione che il passaggio da diciamo l'assistenza, filantropia, eccetera, a una dimensione vera di mutuo soccorso cambia la logica. Cioè, pensate che questa Cesare Pozzo, l'impegno enorme che rappresentava per... Non è un caso, fra l'altro, voglio dire che comunque si trattava di operai, erano aristocrazia operaia, tutto sommato, sì, perché erano ferrovieri, guadagnavano bene, avevano un impianto nazionale, erano gli unici a viaggiare, no? Però voleva dire praticamente pagare al mese una giornata di salario come contribuzione. Erano 2-3 lire che erano una giornata di salario per mese, e normalmente veniva pagata il sabato perché la paga. Quindi l'impegno era molto più del semplice soccorso, e la dimensione di mutuo che diventa molto rilevante, no? Di cosa poi. Però vabbè, su questo voglio dire non ho conoscenze tali da poter. No, però anche lì c'era questo discorso di. No, dico che noi a Venezia eravamo molto evoluti, ma però c'era una differenza fondamentale, che le corporazioni implicavano la presenza di padroni e operai, certo, e il mutuo soccorso di operai, certo, era assai diverso. Sì, non c'era il padrone della filanda che in qualche modo si iscriveva al mutuo soccorso. No, che pure appunto di fronte alla tragedia, il padre di famiglia morto, la famiglia sul lastrico interveniva. È proprio la dimensione del riconoscimento, insisto su questa cosa, reciprocità e interdipendenza tra simili. Cioè il fatto che comunque, e questa è la storia di tutte le società di mutuo soccorso, solo più recentemente c'è stata l'apertura, per esempio nella Cesare Pozzo, credo che l'apertura a non ferrovieri sia venuta tardissimo, cioè negli anni 70. Oggi al lavoro è dar servizi a tutti, cioè se noi vogliamo iscriverci a Cesare Pozzo possiamo farlo. Possiamo farlo e dà delle cose importanti, ti dà appunto assistenza sanitaria, addirittura borse di studio per i figli, per studiare attività di previdenza, chiaramente pensionistica, integrativa, eccetera. Allora anche le norme della scuola in un certo senso vi sostengono nello stipendio, però dopo puoi avere contributi per il dentista, cioè chiaramente questa è una cosa così. Però giustamente dice Giovanni, attenzione a chi lo fa questa cosa, chi dà le regole, sì, stabilisce i meccanismi di autoproduzione. La dimensione mutuale direi che è principale, pregna su tutto il resto. Quindi questa cosa della reciprocità e della tutta la tradizione del mutualismo è probabilmente una cosa molto importante, perché ha costruito pezzi di economia, insomma. Pensate che poi la società del mutuo soccorso trattava il movimento cooperativo. Ma tipo i contratti di solidarietà che ci sono adesso un po'. Beh, secondo me l'uso del termine di solidarietà. Sì, no, infatti. Ma, cioè, direi no. Sì. Abuso, sì. Sì, ma poi il problema c'è anche l'inflazione dello sì, certi termini. Una volta si chiamava mutua anche la cassa malata. Andiamo a sì, sì. Perché questa è una spiegazione molto evidente, perché in realtà proprio perché le prime previdenze nascono con società di mutuo soccorso, anche quando lo Stato si sostituisce, diciamo, alla previdenza mutualistica tra gruppi, mantiene questa declinazione di mutualità. Sì, mi ricordo. Ma la mutualità in realtà rimane molto forte, perché se pensate, e questa è un'altra cosa che sarebbe bene ogni tanto ricordarsi, pensate al cambiamento della riforma delle pensioni quando si è passato dal meccanismo, come si chiama quel meccanismo lì, che praticamente al retributivo al contributivo. Il passaggio dal retributivo al contributivo è stata una perdita secca dal punto di vista del mutualismo, perché la prima era un sistema di solidarietà, certo, intergenerazionale, certo, certo. Il secondo dice ognuno faccia per sé, ecco, cioè e diventa la logica del piccolo capitalista, certo, che come formichina mette da parte, certo, il proprio denaro ed avrà il frutto del proprio risparmio, cioè rotto totalmente il legame, rotto totalmente la suora di Chiche Guevara, allora boh, su questo ci sarebbe tantissime altre cose da dire, anche perché non vorrei poi annoiarvi oltre misura, ma insomma sicuramente le società di mutuo soccorso erano spesso all'inizio frutto dell'organizzazione di pezzi di aristocrazia operaria,
Però questa cosa genera una tradizione sul piano mutualistico molto importante. Lo diceva prima Franco, tutto il tema delle banche popolari, delle casse della Raiffeisen in Italia, cioè una delle prime è stata qui vicino a Padova, delle banche di credito cooperativo, cioè sostanzialmente artigiani, contadini che si mettono assieme per risolvere un problema, che era l'accesso al credito, per esempio. No? Non mi consenti, tu banca, tu sistema bancario, non riconosci come solvibile e quindi come eleggibile un credito, e io costruisco e valorizzo il mio risparmio. Però questa cosa, e questo è un tema secondo me rilevantissimo, che tutta questa cosa del mutualismo è sempre rimasta in odore. In odore di chiesa. Sì, ha sempre insospettito la tradizione, la sinistra più rivoluzionaria. Perché? E questa è una delle grandi contraddizioni che ancora oggi animano il tema della solidarietà, perché mette in qualche modo in contrapposizione la dimensione riformatrice o riparatrice rispetto alla dimensione rivoluzionaria. Quindi non è in contraddizione. No, però voglio dire, questa è stata una lettura ideologica che è andata avanti molto. Ed è, secondo me, è molto importante che proviamo a lavorarci e approfondire su questo tema. E quindi appunto solidarietà come redistribuzione calmierante in una società capitalistica dalla parte del rimedio. Però ecco, è un palliativo o è una logica di mettersi anche dalla parte del rimedio, no? Cioè in qualche modo di fronte a dei mali, per esempio Charles Peguy diceva è un dovere di urgenza, no? O citando un personaggio molto meno rilevante come Jacques Attali, che ormai scrive su tutto, quindi è un fine di civiltà, dice addirittura la solidarietà. Sarà. Comunque, io penso che il tema di questa lettura sia importante. Vado verso la fine dicendo alcune linee di sviluppo della postmodernità, cioè comunque della fase in cui noi siamo. La crisi del welfare state ha riproposto quella lettura che dicevamo prima di solidarietà tra privati, no? Cioè l'antico antistatalismo, per esempio, del mondo cattolico è tornato fuori alla grande su queste cose. No? La funzione distributrice dello Stato non funziona, non è in grado di essere sostenibile. Ecco che la risposta è una risposta sul piano dell'iniziativa individuale e della responsabilità obbligazione morale. E questa cosa è diventata talmente rilevante che, se volete, ha prodotto un altro di questi concetti che forse vale la pena richiamare, che sta molto nell'agenda politica, che è il concetto di sussidiarietà. Cioè la sussidiarietà ormai è entrata, voglio dire, nella stessa costruzione del trattato europeo, Cioè voglio dire, l'Europa di oggi è uno dei punti su cui si incardina il concetto di sussidiarietà. Sia questa verticale, cioè l'idea che comunque qualcosa che può fare un'istituzione di livello inferiore o più territoriale o più prossimo è meglio che una funzione esercitata a livello centrale. Quindi la sussidiarietà verticale è: se si può fare a livello comunale, bisogna farlo a livello comunale e non farlo a livello statale. O ancora un concetto di sussidiarietà di tipo invece orizzontale, in cui se lo può fare il privato o il sociale o comunque la dimensione non statuale, meglio che lo faccia questo piuttosto che lo faccia il pubblico, lo Stato. Questo concetto di sussidiarietà è stato un concetto molto cavalcato dal movimento cattolico, penso per esempio al Comune di Liberazione, alla Compagnia delle Opere, tutta una tradizione che in Italia ha costruito macchine da guerra sulla sussidiarietà, che sta costruendo macchine da guerra. Io, che ripeto, mi occupo di questi temi anche per lavoro, cado spessissimo in grosse contraddizioni da questo punto di vista. Cioè, io mi occupo appunto di finanza inclusiva, no? Allora, l'idea che attraverso servizi finanziari tu possa risolvere problemi che prima venivano risolti invece attraverso il welfare. Ma l'idea che... Scusa, posso parlare? Per finanziari si intende quei prestiti... Sì. Cioè quelli che offrono in continuazione. Beh, non la finanza, non la finanza del credito al consumo, io parlo di microfinanza. La microfinanza è una cosa, magari se volete ne parliamo un'altra volta, insomma, che ha tutta una tradizione che oggi a livello internazionale
serve 200 milioni di persone e indirettamente 1 miliardo di persone, cioè un pezzo di, è microfinanza ma mica tanto micro. Però, però quello che mi interessava dire è che nel momento in cui si introduce l'idea, no? Per esempio, finanzio il penso a una struttura di Milano che tra l'altro ha appena investito anche qui ai Gesuiti, no? Che si chiama Oltre Venture, che è una società di venture di philanthropic capitalist o una cosa così, cioè gente che disse io utilizzo il capitalismo in funzione filantropica e che hanno finanziato per esempio la costituzione di tutte queste nuove strutture di servizio sanitario di base per i dentisti a basso costo, e dice vedi io ho investito denaro filantropico ma con criteri di redditività per mettere strutture di prossimità che permettono di avere dentisti a basso costo alla gente che non si può permettere il dentista classico. La contraddizione è evidente, cioè noi abbiamo deciso in qualche modo che questa nuova viabilità, cioè sussidiarietà privata, sostituisce la funzione del sistema sanitario nazionale. Quindi in questo caso solidarietà quanto è amica dell'uguaglianza o quanto è nemica dell'uguaglianza? Estremito un po', ma pertanto per dire... Allora questa roba qua, e vado a finire, ha delle implicazioni enormi se noi pensiamo a quello che oggi è o è considerata da alcuni la frontiera più avanzata del nuovo pensiero del cambiamento o comunque di una nuova declinazione della sinistra. Penso a tutto il tema dell'economia solidale, penso al tema dell'economia dei beni comuni, no? Tutto questo pezzo che in qualche modo dice tra il pubblico e il privato c'è una terza via, quanto sta stretta lì dentro? Cioè quanto vive queste contraddizioni? Quanto l'economia solidale non finisce con essere una stessa risposta in chiave moderna, stile quella di Léon Bourgeois, che dice fra libertà di mercato e spinte rivoluzionarie, ecco la soluzione solidaristica, la solidarietà come terza via. Quindi il ciclo torna, no? 1896-2013. E su questo, vabbè, ci sono vari pezzi. Finisco dicendo che evidentemente in tutto questo tema si colloca il tema della cooperazione internazionale, della solidarietà internazionale. Da poco abbiamo ricordato i 40 anni del colpo di Stato in Cile, no? La solidarietà internazionale tra Vietnam e Cile è stato un elemento forte, quella solidarietà, che è stata una delle poche volte probabilmente in cui solidarietà è ritornata ad essere nell'agenda del movimento operaio, ma coniugata come il concetto di solidarietà internazionale? Cioè come qualcosa che sta appiccicata addizionale al vero scontro di classe che invece sta tutto dentro lo Stato-Nazione, per esempio? E quindi quella dimensione che ci permettiamo come generosità nella visione più complessiva, ma sapendo che comunque il vero scontro, il vero conflitto sta da un'altra parte, no? E che però dall'altra parte è stata la grande tradizione della solidarietà internazionale di Olof Palme, per esempio, no? Tutta l'attenzione ai temi, ai dei grandi squilibri nord-sud che nascono proprio in questo tipo di tradizione, cioè la Svezia di Olof Palme che diventa il luogo dei rifugiati, diventa anche il luogo della riflessione sui rapporti nord-sud, oppure un altro grande socialdemocratico, Billy Brandt, rapporto nord-sud, anche lì, tema della solidarietà in qualche modo, sì però lui è stato il primo in qualche modo a lanciare anche lui questa cosa del rapporto nord-sud, quando i comunisti in tutto il mondo, compresi quelli italiani, voglio dire, si guardavano bene ad affrontare i temi del nord-sud. Ripeto, sempre esperienza anche biografica, appunto, sì, queste robe poco importanti, rapporto nord-sud, sì, vai a lavorare, ecco, questi discorsi qua io li ho sentiti fare qualche volta. E finisco con la grande, appunto, contraddizione che probabilmente è dentro il tema della... è possibile la solidarietà con l'altro? Cioè il rapporto con i migranti, i rifugiati, l'altro per l'antonomasia oggi, no? Pensate allo striscione razzista della curva degli ultras, credo fino a siano a Milano e del Milan. Oggi Lampedusa, domani a casa tua. Questa cosa che voglio dire sta, no? È stata a Grillo, insomma, qualche giorno fa, no? Ieri, l'altro giorno. E quindi il tema è, per la solidarietà occorre uno stesso progetto di società, cioè non soltanto di essere simili oggi, ma di pensarsi
dentro la stessa casa comune domani? In fondo l'idea di fraternità tra cittadini è ancora un'idea di patria, forse in questo senso, no? E quindi la solidarietà interna tra simili è nemica di quella tra diversi. Ecco, io mi fermerei qua, ho cercato di buttare lì un po' di cose, che sono riflessioni, molte domande e poche risposte. Grazie. Dai, Franco, inizi. Se la Paola mi mette gli occhiali che scrivo talmente piccolo che poi non legge anche. Chiami qualcun altro a leggere. Ci vuole bere un po' d'acqua. Sì, vedi? La prima cosa è che vorrei, naturalmente non obiettare, ma delimitare il campo. Sono le condizioni socioculturali che ci sia solidarietà. Beh, le condizioni certamente svaniscono lentamente con la nascita dello Stato. Non possiamo dimenticare che lo Stato, così come lo conosciamo, è nato dopo il 1789. Non è che ci fosse uno Stato prima del 1789. C'era una nazione, c'era un principe, c'era un re, ma certamente non uno Stato. E difatti, coerentemente, l'École politique in Francia è nata addirittura nel 1870. E io penso che quell'autore francese che hai citato abbia proprio intravisto il pericolo della crescita dello Stato come una dimensione antitetica alla solidarietà. In sostanza, quello che voglio dire è questo, che le condizioni in una Gesellschaft, le condizioni di solidarietà, è difficile che ci siano in una società, mentre le condizioni di solidarietà in una Gemeinschaft, cioè in una comunità, possono sorgere. Allora salta fuori il problema, svoltiamo pace e andiamo sull'altro punto, allora salta fuori il problema della solidarietà internazionale che tu hai messo per ora. Ora io ho un timore molto forte. Finora il diritto internazionale è un morto ordinatus. Ripeti un attimo questa cosa, scusa, che purtroppo che fratellanza vuol dire avere un padre comune, il discorso che stavi facendo, perché sì, volevo registrarlo, che è interessante. In un mondo in cui l'autorità, e quindi anche l'autorità paterna, è stato distrutto completamente in ogni senso, e anzi, e lo vediamo perfino in politica, i padri vengono reiteratamente uccisi da un'orda invasata di critici, è possibile avere fratellanza, è possibile avere solidarietà. Quello che voglio dire è che siamo di fronte a una sindrome del Groving-Young talmente forte per cui il padre non arriverà mai all'età di essere padre. Io invece, io credo che la solidarietà sia passata di moda, cioè, perché non so, forse o continuano a chiedere le cose, però nello stesso tempo uno ha perso fiducia nell'istituzione, non so, coloro che sì, oddio, mi sono intimidita. Sì, coloro di vino. No, dico, nelle istituzioni, non so, UNICEF, eccetera, tu dici, beh, alla fine uno si fa le cose, prima si sistema, lo sai, economicamente, vanno in alberghi. Cioè, tanti hanno perso questo tipo di fiducia. E poi, vabbè, l'egoismo, che forse è diventato una cosa pazzesca, perché quando si parlava, per esempio, di poca solidarietà nei confronti degli immigrati, no? Noi che siamo un popolo di gente che è immigrata, io faccio un esempio familiare, mia zia è andata a Milano da Rovigo, da Diapolesine,
ed è una che ce l'ha a morte in maniera veramente molto... Con i simili, quindi? Con, beh, vabbè, non con i simili. Cioè, se uno va a Milano capisce, perché effettivamente... Cioè, sono tanti, gli extracomunitari sono un po' ovunque, magari... Però non ha solidarietà, non ha... accettazione di queste persone, anzi, gli stanno proprio sulle scatole più che ad altri, quindi secondo me è passata proprio per il pulsante tipo di politica che hanno avuto in questi anni, per il fatto appunto che hanno tolto dei diritti, cioè mi meraviglio anzi che dei giovani che non si, come dire, che non si ribellino al fatto che avranno una vecchiaia veramente, cioè già non ricominciano, non so, a creare dei problemi, ma ai giovani che non avranno una pensione decente, che lavoreranno 40-45 anni, quello che lavoreranno, e poi avranno magari 500 euro al mese come uno, e questo secondo me crea veramente grossi contrasti anche sociali, perché allora qua c'è la famosa guerra tra i poveri, allora chi, non so, chi vive di sociale, gente che ha sempre fatto lavori in nero, che poi dopo l'assegno sociale paga 10.000 euro di affitto, ce l'ha a morte con i... con per esempio gli extracomunitari che secondo loro ricevono 40-50 euro al giorno, cioè io credo proprio che, non so, era molto diverso quando ero piccola io, non potevi passare davanti a una cartone senza dargli un obolo, adesso quando vedi va bene che insomma pisco sono 100.000 però no, magari vedi sti neri di 2 metri in serie dei fusti che ti fanno lì mamma fame cioè, però ci hanno inaridito secondo me tutte queste cose, almeno io la vivo così, mentre una volta mi sentivo in colpa a non dare i soldi, adesso quasi quasi mi sentirei in colpa se li dessi. Però mi dà fastidio. Però forse c'è l'aspetto della solidarietà. Volevo solo dire una cosa, una piccola cosa. Che secondo me adesso è più di moda il solidarismo, è di moda il solidarismo. Anche nell'esempio che hai fatto prima di Bill Gates, secondo me sono anche operazioni un po' commerciali. Ci sono tantissime industrie che adesso cercano di accaparrarsi anche commercio per le loro, per quello che vendono, diciamo, attraverso operazioni di cosiddette di solidarietà verso tantissime, anche, non so, faccio un esempio, anche la Venice, che non c'entra con una ditta, anche la Venice, io lavoro nello sport, anche la Venice Marathon ha dei progetti di solidarietà, però tutti collegati a sostenere l'organizzazione. Tutti collegati a sostenere l'organizzazione per continuare a fare Venice Marathon, quindi con sponsor, eccetera. Quindi, secondo me, certe operazioni sono anche un attimo... Infatti, io ripeto, sempre dal piede di canone di economia solidale. In realtà è un nuovo modo di concepire la solidarietà. In parte è vero che si riallaccia alla tradizione ottocentesca, anarchica, era un'alternativa al socialismo di tipo statalista, ma quello è completamente diverso dal principio di carità, e questo secondo me bisognerebbe ribadirlo. Gian Piero l'ha già detto, so che ha parlato di molte cose, forse bisognerebbe precisarlo meglio. Un conto è se la solidarietà viene presa, è intesa come un principio riparatore, poi se si dispiega nel campo economico diventa carità, io riparo un danno, faccio supplenza, una colpa che c'è nella società, una mancanza, una carenza che c'è nella società, e faccio atto un atto di solidarietà. Per me è carità, e dovremmo anche nel nostro lessico riparlare di carità, perché inutile che te mi fai la carità, io voglio l'uguaglianza. La carità è fatta tra persone diverse almeno in termini di ricchezza, non c'è solidarietà, è un abuso, si abusa di molti termini, questo non c'è solidarietà. Come diceva Gian Pietro, la solidarietà è anche tra uguali, oltre che tra simili. Il campo dell'economia solidale, in principio come dare diverso, deve essere costitutivo, e ha una valenza molto polemica e critica, forte, nei confronti dell'economia competitiva di mercato o capitalistica, che c'è l'economia di mercato anche nel campo solidale, ma non è di tipo capitalistico. E lì c'è una forza che secondo me appunto è nuova, ma però come diceva Gilberto si collega già a una tradizione dell'Ottocento, perché c'è uguaglianza tra chi pratica la solidarietà in termini anche materiali, nel senso che se le stesse condizioni ci si presta a... non c'è solo quello, non c'è solo un principio di uguaglianza e di solidarietà, nel senso di legame e anche di condivisione di fini, di valori, ad esempio rispetto del lavoro, rispetto dell'ambiente, rispetto può essere anche dei legami territoriali.
le due cose sono molto diverse e bisogna forse trovare i termini per specificare un contro la carità, un contro la solidarietà di questo tipo. E è da vedere se, come dicevi tu, San Pietro è una cosa che ritorna al passato, che guarda al futuro, perché in fondo il fallimento del socialismo è stato molto forte, il socialismo, del comunismo, come poi il comunismo non si è mai arrivati, hanno detto che erano arrivati, non era quello che intendeva Marx, però il socialismo statalistico, autoritario, che pensa che non ci sia neanche bisogno di solidarietà perché la cosa deve essere già iscritta negli ordinamenti sociali, ma questo vuol dire che tutti siamo uguali, ma anche c'è che c'è un cervello, oppure che siamo talmente bravi e perfetti che abbiamo il comunismo incorporato, non abbiamo neanche bisogno di neanche richiamarci a un principio, perché siamo talmente perfetti, talmente fatti bene, questo deve essere, quando abbiamo abolito la proprietà privata, siamo tutti buoni. Non era così, non è così, purtroppo. O che hai lo Stato e l'autorità statalista, stalinista, volevo dire, che ti fa fare quello che è necessario, cioè che devi voler bene agli altri, eccetera. Il concetto di solidarietà, come dicevi tu, presume anche l'autonomia e la libertà del singolo, per certi aspetti. Non è l'idea della fraternità inteso in senso comunitario organico, come era il comunismo. È una cosa che prevede comunque l'autonomia del singolo. Questo è qualcosa però che non è un ritorno al passato, o forse sì, fa esperienza però del fallimento dello Stato, che può andare bene per certe cose, ma non può andare bene più a livello economico, per organizzare quello che poi deve essere l'autogestione, quello che deve essere la creatività, lo sviluppo della creatività dei... Forse la via muoversi non è una via solo, vabbè, ci sono tante cose da dire, però è la cosa importante tenere fermo che gli due elementi di solidarietà, perché sennò... Sì, no, ma io non intendo proprio nel senso di carità, intendo che non siamo più solidali con gli altri. Questo è un altro problema, era tutta una... Prima volevo raccontare due brevi storie. La prima è questa: nel 1983-84 il sottosegretario degli interni di Reagan aveva dovuto dimettersi perché aveva detto delle cose assurde, diciamo, ma una meravigliosa aveva detto. Erano andati degli ecologisti e mi hanno detto: con tutti questi tubi e distruzione di foreste bisogna pensare anche alle generazioni future. E lui ha detto: e chi dice che ci saranno generazioni? Non si era dimesso, si era dimesso per un'altra cosa. Allora gli ho detto: mi hanno nominato una commissione in cui ci sono due nepri, due ebrei e l'unico normale gli manca una gamba. Assolutamente un genio. Un'altra storia sempre sulla solidarietà, e poi smetto con questa. Questa anche inventata. Bartolomeo Las Casas, che era un famoso vescovo che pensava che bisognava trattare bene gli indios, è arrivato in America con quattro schiavi negri. La sua idea era: trattiamo bene gli indios, ma per i negri non esageriamo, diciamo, ecco. Vabbè, per dire che in realtà sotto il termine solidarietà ci sono molte cose da precisare. Quella che a me preme di più è quella che ha accennato Franco, ma non è arrivato a una conclusione sufficiente, cioè i preti di solito non parlano di solidarietà, parlano di fratellanza, cioè la fratellanza implica un padre, appunto, cioè implica una società giusta ma gerarchica, come ho cercato di dire parlando di giustizia, cioè è molto più importante. Anche il nuovo Papa, che sta rilanciando il cattolicesimo, parla sempre: siamo fratelli, non siamo solidari. D'altra parte invece la sinistra ha sempre parlato di solidarietà con un sottinteso, secondo me, pericolosissimo: l'idea che la solidarietà sia automatica, gli operai sono di sinistra. Questa è una cosa spaventosa, cioè l'idea che ci sia un meccanismo automatico di condizione sociale che produce solidarietà. Come abbiamo visto, non è vero, cioè non è affatto necessario questo. Una delle cose che è entrata in crisi alla fine degli anni Ottanta è proprio questa, l'idea dell'automatismo della solidarietà sociale, e penso che su questo dovremmo riflettere molto, perché di fatto la solidarietà è una cosa che si crea, che può
distruggersi, che può durare poco, può durare tanto, che dipende. Allora, dato che il nostro presupposto è molto che esiste una base territoriale per costruire la solidarietà, diciamo, cioè un limite piccolo di questo che poi si può estendere, credo che tutto il discorso su creare una società giusta di differenti non gerarchizzati implichi la costruzione di una solidarietà molto localizzata, molto, molto legata alla cosa. Questa è la prima cosa che volevo dire. La seconda è questa. Però Polanyi non diceva quello che le hai fatto dire, cioè lui pensava che la reciprocità fosse una cosa di diseguali, cioè è in fondo lui pensava è necessaria la ridistribuzione perché c'è sempre reciprocità nella società, ma la reciprocità è fra padrone e cliente, per esempio. Il padrone ti regala qualcosa e tu in cambio voti per lui, per esempio, cioè è una appunto, però io volevo solo però fare ragionamento sulla coesistenza, sul fatto che comunque Polanyi insiste sul fatto che non è meccanica la cosa. Io non lo dicevo per correggerti, ma per dire questo, perché c'è una grande rilevanza della presenza dello Stato nella redistribuzione e invece una specie di anarchia, anche secondo Polanyi, nella reciprocità, cioè anarchia negativa. Io sono favorevole a quella positiva, ma in realtà c'è la reciprocità. Lui voleva proprio sottolineare questo, che la nostra società è piena di reciprocità, pensava addirittura che esistesse la reciprocità fra ladro e derubato, la chiamava reciprocità negativa, però era una reciprocità, diciamo. Derubato desidera derubato. Il ladro desidera l'altro, entrava in una rete di reciprocità negativa, insomma. Come tra poliziotto e ladro, sì, ladro. Politico. No, allora io credo che poi il discorso importante sia questo, cioè il ruolo dello Stato, la ricostruzione del welfare o altre cose di questo genere, che si è giocato molto su una separazione di queste due cose. Ultimissima cosa è questa. Si è discusso molto fra noi storici di società di mutuo soccorso, cioè esiste uno storico francese che si chiama Aguilon che diceva esistevano non tanto le corporazioni quanto le confraternite, e dalle confraternite che organizzavano in fondo in maniera quasi clandestina la fazionalità politica sono nate le sezioni politiche, cioè sono nate l'organizzazione politica di una società divisa in pezzi, diciamo, di una società a segmenti. Le società di mutuo soccorso hanno una caratteristica fondamentale che sono non corporative, nel senso che non ci sono i padroni, ma corporative nel senso che organizzano un pezzetto solo della società. Non è che sono esistite società di mutuo soccorso dei panettieri con i fabbri, i ferrai, erano solidarietà prassimili in termini in questo caso appunto, di statuto economico produttivo e spesso che si picchiavano sangue come al Ponte dei Pugni c'era la solidarietà di quartiere dove ci si picchiava col quartiere e tu vorresti andare in cioè, io penso che il vero problema che c'è oggi è questo, cioè creare una solidarietà non frammentare, diciamo, il fronte delle solidarietà, perché il gioco politico che c'è oggi è esattamente questo, cioè è dire benissimo, non volete il treno veloce in Valle Susa, occupatevi solo di questo, in fondo non date noia, è una cosa che sta lì, non volete basi americane a Vicenza, benissimo, occupatevi di quello, non date noia perché è esattamente non solidale, cioè una solidarietà che si frammenta, che non riesce a proporre una visione insieme. Una visione insieme. Poi ci sono tante altre cose. Lucia, ha toccato questo tragico tasto di Giulio Maria. E intanto, questo è molto specifico sul concetto della territorialità, perché della solidarietà, perché tutte le popolazioni montane, o anche forse una volta le contadine, ma in modo particolare le montane, hanno ancora adesso, non sono rimasti gli unici ad avere una forma di solidarietà molto locale comunque,
Ma non è solo una questione di spazio, ma anche di tempo, secondo me, perché ci sono anche dei momenti storici in cui c'è stato più bisogno della solidarietà, no? Come durante la guerra, per esempio. E secondo me la solidarietà, francamente, questo è il mio punto di vista, vuol dire condividere un qualcosa, cioè essere solidali con qualcuno, con gli altri, e quindi condividere probabilmente un momento politico, economico, una realtà economica, condividere dei bisogni. Questa è sostanzialmente la vera solidarietà. Le altre sono tutte altre cose, secondo me, che possono un po' sconfinare nel concetto della carità o qualcos'altro, o del riscatto, come dicevi tu prima, di Bill Gates, che dice: io ho fatto i soldi. C'è una forma chiaramente c'è un bisogno di riscattarsi, perché evidentemente per Bill Gates e molti altri aver fatto i soldi è come una colpa in parte, no? Mica tutti lo sentono, probabilmente ce ne sono però molti che hanno bisogno di trovare una formula per riscattarsi sotto questo profilo. Beh, anche prendere coscienza della fortuna che si ha, voglio dire. No, io vorrei reagire a quello che dice Giulio, perché secondo me è venuto fuori da vari interventi. Cioè, a me quello che intriga è questa cosa che in qualche modo in termini di solidarietà si è prestato in realtà una molteplicità di significati molto molto diversi, anzi più in contraddizione gli uni con gli altri. Allora, quando succedono queste cose, che si costruiscono delle dinamiche di fraintendimenti sul piano proprio della, che spesso nascondono anche uno scontro, no? Molto più forte sul piano culturale. E noi ne siamo, appunto, nel modo in cui usiamo in maniera intercambiabile il concetto di solidarietà, lo dimostra ancora oggi. Perché appunto c'è il caso della solidarietà, cosa per ricchi, no? Cioè l'idea che comunque si è solidali solo quando si è arrivati a un tale livello di disponibilità, per cui c'è questo atto di gratuità. No, io non dico questo, io dico proprio aiutarsi vicendevolmente, essere disponibili nei confronti degli altri. Chiaramente tutto inteso come fare la carità. Però per esempio anche il concetto di carità, quanto è stato anche questo banalizzato, no? Rispetto al concetto di caritas. Sì, no, ma perché ti dicevano che devi condividere un soldino, o poi da, cioè, sono una suore quando mi metto. La carità non è condivisa. Non sono d'accordo su questa cosa qui. No. Nel pensiero cristiano, carità è. C'ho un pane. Siamo in due, lo guardo, ha la stessa fame che ho io, prendo e facciamo metà. Per me questa è la solidarietà. Il pensiero cristiano, carità e amore. Certo, ovviamente. È un sentimento di amore verso il prossimo. Addirittura un progetto di qualcosa di più di un sentimento, è un progetto di comunità, no? No, io penso che questa cosa, per esempio, del perché è accaduto questa sorta di questo termine in qualche modo sia stato continuamente piegato, no? A logica, pratica, a meccanismi diversi, è importante perché questo fa vedere appunto le diverse risposte, no? Cioè, per esempio, sull'attualità, per esempio, della solidarietà, cioè, no? Perché poi noi dovremmo essere, almeno questa è l'intenzione di questo ciclo di incontri, anche di poi di costruire una pratica, no? Allora, io mi interrogo, per esempio, appunto, noi pensiamo che sia operabile un centro di solidarietà, sia interessante proporlo. Allora, Giovanni dà una risposta, dice sì, in termini di prossimità, per una prossimità, lui dice, che è in grado di assumere la sfida della diversità. Questa idea della sfida della diversità presuppone una condivisione. Allora, questa condivisione è operabile tra il senegalese che, per esempio, sta in un, prendiamo un esempio concreto,
il venditore ambulante senegalese illegale clandestino, no? Che dice: io comunque sto, insisto, sullo stesso territorio fisico in cui tu stai, condivido una serie di cose, non condivido forse neanche un progetto di vita, perché magari voglio tornarmela a casa, voglio tornarmela a Dakar, non condivido l'idea che io sia moralmente obbligato per esempio a certe regole, pensiamo le tasse, no? Però insisto sul tuo territorio, cioè sono parte della tua comunità perché insisto su quel territorio. Allora, tra me e lui, che tipo di solidarietà è applicabile? No, ma mi pareva, scusami, che lui giustamente sottolineasse un aspetto particolare, cioè una declinazione precisissima della solidarietà legata alla situazione di bisogno. Giulio? Sì, sì. E che quindi l'esempio col senegalese non va fatto qui a Venezia, dove col Bukumpra, ma a Lampedusa. Allora, la solidarietà è nel momento del bisogno, se il senegalese sta affogando, il lampedusano gli dà una mano. Giovanni si propone una dimensione di prossimità. No, per quello dicevo Giulio, secondo me indicava questa come una condizione di solidarietà, praticabile. È praticata di fatto nelle comunità spontanee, esattamente, che è una cosa molto importante questa, no? In certe comunità, per esempio montane, legate dal bisogno, quando che uno si frega dalla neve, non si può muovere, eccetera. Il soccorso alpino è già un'elaborazione di questa cosa, no? Ma il vivere in una valle bloccata dalla neve obbliga a delle condizioni di solidarietà che di fatto sono legate al bisogno. E allora lì il concetto di solidarietà diventa non equivoco, mentre altrimenti appena sale di livello ha questo fenomeno che dicevi tu, cioè diventa dotato di tanti molteplici significati che forzatamente si presta ad equivoci di tutti i generi la solidarietà. È per questo che io mi chiedo spesso se il concetto di solidarietà non abbia avuto una grossa fortuna in un momento di regressione della storia dei diritti del cittadino e abbia soppiantato il concetto di fraternità che era viceversa legato a una logique citoyenne secca, in cui non c'era possibilità di... i fratelli sono tutti uguali da questo punto di vista, perché certo c'è stato un padre, ma c'è stato un padre, cioè la fraternità è legata al fatto che a metà gennaio, a metà gennaio in Francia i repubblicani, i vecchi repubblicani, mangiano ancora la tête de veau, la testa di vitello, che non è una cosa, è un rito cannibalico spaventoso, se volete, ma che ricorda la testa dell'ultimo re che è stata tagliata e si mangia. E si mangia come rito fondamentale di dire: non c'è più. Siete convinti che non c'è più? Benissimo, allora lo si mangia. Finta. Però per quello sancisce il fatto che siamo tutti fratelli. E che di fronte a quello, dopodiché non si può interpretare, per carità di Dio, noi su questo siamo specialisti, la rimane, la colpa, il padre, eccetera, eccetera, ma l'elemento chiaro è: siamo tutti uguali, la fraternità è questa, e non solo tutti uguali, ma legati uno all'altro, che sia da un vincolo di colpa, che sia da, non importa, siamo legati, questo è. La solidarietà è lì che comincia, perché introduce degli elementi non orizzontali, non una orizzontalità di principio, ma introduce degli elementi variegati, delle geometrie, tra generazioni, e quello complica e equivoca la cosa, almeno in linea di principio, ricordarsi che siamo tutti uguali, fratelli, che è molto diverso dalla fratellanza, Giovanni, la fraternità è proprio... E allora quello è fondamentale secondo me per partire a recuperare una dimensione di lavoro comune, diciamo, che è basato su un diritto, non su una solidarietà che ha sempre qualche cosa di
quando non è legata alla situazione del bisogno, è sempre legata a un qualche cosa di fare un favore o di... Volevo aggiungere una cosa su Lampedusa, che secondo me là c'è una realtà un po' variegata, perché intanto sono persone, gente di mare, e tra gente di mare c'è sempre stata solidarietà, e queste persone hanno dentro, diciamo, un po' nel loro DNA questo modo di portare, di aiutare chi sta affogando, che poi dopo, quando lo tirano fuori, si accorgono che è nero oppure viene da una parte o dall'altra, questo è un po' a prescindere, secondo me. E poi lo fanno anche, adesso non voglio essere, non voglio togliere sicuramente, ma faccio un'osservazione, lo fanno anche un po' torto collo, secondo me, perché sei là, no? Sei come se tu fossi sei su una spiaggia, ti arriva la gente, che fai? O la ributti in mare o la tiri su. Quindi c'è anche una situazione, secondo me, non so se questo, la stessa solidarietà che sta succedendo lì in questo momento, se succedesse, non so, nelle Madonie, questa cosa qui sarebbe la stessa cosa, forse nelle Madonie qualcuno tirerebbe fuori anche la lupara, secondo me, cosa dice, se sono di origine siciliana, quindi mi posso anche permettere di dire. E quindi c'è anche una condizione in questo momento un po' particolare, ecco. Chi sente, comunque è sempre un discorso di carattere emotivo, un discorso di questa pena, insomma. È una domanda. Quindi c'era solidarietà in quello che verrò a narrare? Non lo so, vorrei una risposta. Si tratta di un culore e non un bianco. L'opera da cui traggo l'idea è Shakespeare, L'Otello. Scena seconda, atto primo, mi pare. Ragazzi, non lo so. Arriva il padre di Desdemona, che fa il diavolo a quattro, no? Che siga di tutto, vostro un erasso qua, eccetera, eccetera. Il doge dice, un momento solo, dice, questo è da tanti anni che lavora per me e per Venezia, che ha fatto senza mai trasgredire alla sua moralità, ha fatto un gran bene a tutta la popolazione, compreso me, sottinteso il doge. Allora, questo è Morfia Van Black, è più limpido che nero. Allora io mi chiedo se questo sia un gesto di solidarietà da parte del doge, fatto tra relativamente uguali, a causa di un'opera protratta nel tempo che ha dato dei frutti comuni. Questo sì. È produttività di rapporto, non di produzione. E se non diamo lavoro anche a quelli che non, apparentemente non ci sono prossimi, possiamo parlare di solidarietà. Dobbiamo metterli alla prova dandogli lavoro. L'origine di questo interrogarci era perché queste tre parole ci mettono di nuovo, no, in difficoltà. E la cosa che mi aveva colpito in questo tuo, ho cercato di seguire, insomma, il filo del tuo ragionare per capire che questioni ponevi, e al mio ascolto, a un certo punto, in qualche modo, no, hai affermato che c'è stato un eccesso di passione, almeno così ho capito, no, in queste due parole, con quello che ne hanno, di ciò di cui sono stati portatrici, libertà e uguaglianza, due mondi che lì sembrava potessero stare insieme con questo termine, senza rifare tutta la storia, non sono stati insieme, libertà ha preso una strada, uguaglianza ha preso un'altra, adesso siamo in un presente in cui non solo si sono molto distanziate, ma quello di mezzo è venuto meno, oppure è rimasto in questi termini ambigui che non sappiamo più declinare. Poi mi pare di aver capito, visto che, come dire, il nostro terreno comune, interrogarci che cosa ha portato la sinistra, se ancora esiste questo termine, a stare in questo imbarazzo, non so come dirlo,
E questi accenni che hai fatto anche biografici mi hanno ovviamente aperto tale ria, insomma è giusto anche forse sappiamo che siamo qui anche per quello, per capire che cosa è successo, dove si sono persi questi dei pezzi. Fratellanza, fraternità, intanto in italiano appunto sono Alberto facevi un'attenzione a. Allora, sono tra l'altro due parole, anche questo mi incuriosisce, perché adesso il termine fratelli nella nostro presente è usato dai musulmani, i fratelli sono i fratelli musulmani, e il mondo musulmano a me piacerebbe veramente sentirlo raccontare. Ieri alla radio, ascoltiamo tutti, insomma spesso, ma a volte capita di ascoltare le stesse cose, c'era quella famosa avvocato iraniano che ha avuto, che è musulmana ma musulmana iraniana, perciò non ha sì, interessantissimo. Allora, questo apre una parentesi, ad esempio a me piacerebbe proprio rispetto alle diversità saperne di più in questa idea comunità Gemeinschaft, che no? questa diversità radicale che c'è con il mondo musulmano e l'uso del termine. Invece l'umma nell'Islam non pone questi problemi di comunità, società. Appunto, ad esempio, questa cosa qui sarebbe bello, almeno per me, mi piacerebbe capirlo di più, perché noi invece ci iscriviamo in una tradizione diversa. Adesso mi sono persa. Allora, c'è la passionalità, è come se te lo traduco in termini molto così, anche per conversare, se no. Io ho sentito questo in qualche modo, il mondo intellettuale della sinistra si è tirato indietro rispetto a questa terza polarità, non sapeva cosa farne tanto. Le esperienze che veramente poi per motivi molto molto privati, che poi ti dirò, che hai tirato in ballo del mutuo soccorso dei ferrovieri, insomma, che sono iscritte nella mia biografia, nel mio nome persino, e mi riportano a un mondo dove ci sono state, evidentemente qualcosa si è rotto, non c'è stata una continuità, e noi stessi siamo qui perché siamo a disagio di trattare questo termine, mi pare, io l'ho percepito così. Questa domanda che circola, che cos'è questa solidarietà? Certamente, voglio dire, se uno vede un altro che se soffre, ci sta morendo, c'è questa solidarietà così inequivoca che penso non sia quella che fa problema, no? È ben altro che fa problema. Qualche volta fa problema anche quella. No, può far problema, certo, sì. Ma voglio dire, ci sono anche dei comportamenti umani che sono un po' anche iscritti nella nostra specie, no? E ci sono delle situazioni, noi non penso che parliamo di quelle situazioni di bisogno, anche se il riferimento al bisogno per me è stato molto importante, ma quali bisogni? Ad esempio, dicevamo in una delle primi incontri, il bisogno di prossimità è un bisogno immateriale, ma è un bisogno potentissimo, e probabilmente è talmente potente che è più potente di certi bisogni materiali. Allora, le società di mutuo soccorso mi piacerebbe, o comunque quel senso di mutualità, certo che va a toccare le condizioni materiali di vita, ma dentro tutto ciò c'è stato tanto d'altro che ci ha sempre creato nel mondo della sinistra, per un'impronta economicista anche statalista, se vogliamo, un grande disagio, mentre è stato terreno di continua espansione, tanto che Solidarność è stato il sindacato polacco del mondo cattolico. Sono temi che quasi noi, cioè una certa cultura, si sente a disagio nel trattarli. Capisco che cosa tu puoi aver trovato, percepito nel mondo in cui vivevi quando sei partito per l'America Latina, io l'ho sentito per altri aspetti quando ho deciso di occuparmi di una realtà che è quella psichica e non è quella materiale. Ci sono delle cose che sono un po' impensabili o non riusciamo a trattarle, che però adesso stanno tornando potentemente in circolazione, perché siamo nella situazione in cui siamo, e non solo nel nostro disastrato paese, perché abbiamo delle generazioni alle quali dovremmo appunto riuscire a trovare qualche cosa da dire, anche da spartire, non è che possiamo solo dirgli come ci è capitato in alcuni incontri, no? Noi facevamo delle cose interessantissime, adesso non c'è più niente da fare, in qualche modo il debito per me la retorica intergenerazionale, ma si è effettivamente, c'è un disagio, non sappiamo come trattarlo questo tema.
per certi aspetti, sempre siamo presi dalla, difatti Giuliano Ferrara, che è la mente più perversa con la quale possiamo confrontarci, è interessantissimo perché lui, basta leggere lui e pensare che quello che dice lui è esattamente quello che per noi è impensabile, perché va a mettere proprio il dito nella piaga. L'altro giorno un amico, non so, ha fatto circolare su Facebook il suo intervento di un fantomatico scrittore che Giuliano Ferrara ha fatto scrivere sul Foglio, e in questo scritto dimostrava che quelli che sono morti a Lampedusa non era colpa loro se sono morti, e responsabilità nostra se li abbiamo fatti morire, perché abbiamo alimentato, no, perché non siamo stati, dovremmo essere indifferenti, perché solo se siamo indifferenti al loro desiderio di arrivare da noi per quello che rappresentiamo, li salviamo con la nostra indifferenza, perché allora non siamo più del polo attrattivo. Sì. È sublime, non come pensiero, è meraviglioso. Cioè lui l'ha scritto, lui sicuramente non esiste, no? Cioè l'ha scritto, allora io consiglio, anche perché vorrei condividere, e poi mi prende un coccolone ogni volta di queste cose, poi di spartircele, perché ogni volta che apro e leggo come pensa, però da lì, no? Cioè, lui detesta, no, tutti questi buonismi, ma viene da quella storia lì, e sa bene dove andare a lavorare. Della storia di cui si parla. Che aveva dimenticato un po' la storia degli anni, quando c'era lo scontro tra libertà e uguaglianza. In realtà c'è lo scontro tra una certa concezione della libertà e una certa concezione dell'uguaglianza. La libertà è una libertà formale, che è quella degli individui borghesi. Essere liberi non è capacità di fare, è non avere costrizioni statali, non avere regole e vincoli. Questa è la libertà formale, che ha vinto e ha appiattito e escluso l'altro. C'è un'altra concezione di libertà. Tu sei libero quando sei in grado di fare. Per essere in grado di fare, avere strumenti, risorse, eccetera, eccetera. Questa qua è stata sconfitta, perché col capitalismo che abbiamo adesso è stata sconfitta, e quindi ha vinto l'altra. L'altra è in contrapposizione all'uguaglianza, ma quale uguaglianza? All'uguaglianza sostanziale ancora, perché se l'uguaglianza formale, siamo tutti uguali formalmente, andiamo a votare, siamo uguali di fronte alla legge, siamo uguali. L'altra concezione di libertà, che poi è quella marxista, era quella dell'uguaglianza sulla base di condizioni.